promuovere la gentilezza tra i nuovi nati e i piccoli di oggi per accrescere il benessere della società di domani. Oggi, 21 marzo 2021, primo giorno di primavera, festeggiamo la Giornata Nazionale della Gentilezza nell'ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza. Ci troviamo a Padiglione di Tavuglia e stiamo per inaugurare anche un'importante opera d'arte di un artista locale. Tavuglia è il primo comune della Regione Marche ad aderire a questa importante iniziativa. A causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, purtroppo l'evento sarà seguito da una diretta Facebook, dalla pagina Francesca, sindaco per Tavuglia. E a tutti i nuovi nati del 2020, il comune di Tavuglia regalerà una pergamena rappresentante simbolicamente la chiave della gentilezza della città. Buongiorno a tutti, e chiaramente è una giornata per noi importante, per Tavuglia importante, per la nostra frazione di Padiglione molto di più direi. E in questa occasione uniamo due importanti avvenimenti, uno è l'adesione alla giornata della gentilezza ai nuovi nati, che è fondamentale, sembra una banalità ma non lo è. Noi da qualche anno cerchiamo di sostenere, di accogliere tutte le bambine e i bambini che nascono e risiedono nel nostro comune con un dono, un omaggio e con una lettera di auguri scritta personalmente da me in qualità di sindaco. Questi atti, questi comportamenti che sono semplici se vogliamo, però per una famiglia che accoglie per la prima volta o comunque anche per una seconda, una terza, che è bellissimo, un bambino, un nuovo nato in casa, è fondamentale avere il sostegno di una comunità. Quando ci è stata proposta l'adesione alla giornata della gentilezza ai nuovi nati, non abbiamo esitato, perché noi la sentiamo molto nostra, ci coinvolge tantissimo. E sono diversi progetti che possono rimanere piacevoli da una parte, ma sono un investimento. Tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, che continueremo a fare, sono tutti atti, comportamenti, investimenti dedicati al sostegno delle famiglie, al sostegno dei giovani. Ci crediamo molto. Tra i vari progetti che ci sono all'interno della giornata della gentilezza, oggi andiamo a scoprire un'opera di un artista locale, e quindi anche questo ci dà veramente tanta emozione e allo stesso tempo ci rende orgogliosi di avere degli artisti nel nostro territorio che sono stimati, riconosciuti e che hanno lavorato con umiltà per noi, per la nostra comunità, che è Giannino Calcagnini, abita diciamo di là di un confine, ma si può dire che è tavugliese di adozione perché abita qua vicino Rio Salso. Spesso siamo portati come esseri umani a reagire a situazioni, a parole, ad azioni che possono essere volgari, scortesi, spiacevoli. Siamo portati a reagire allo stesso modo. Invece ritengo che una grande forza sia l'essere gentili. L'essere gentili è saper ascoltare, ponendosi come attenzione a quello che gli altri hanno da dire. Essere gentili significa non rispondere nello stesso modo, non reagire nello stesso modo. Ed essere gentili con i neonati è facile, perché è un essere indifeso che ha bisogno di cure. È molto più difficile essere gentili con gli adulti, con altre persone. Ed è invece questa la grande forza che dobbiamo trasmettere a tutti coloro che ci prendono di esempio, a tutti coloro che ci ascoltano e devono crederci che la gentilezza può essere un'arma
molto importante nella nostra società. Francesca Paolucci, sindaco di Tavuglia. Buongiorno Francesca, in questa giornata particolare e importante festeggiamo, celebriamo la gentilezza. Sì, intanto buongiorno a tutti, questa è una giornata speciale per noi, a parte che dovrebbe essere il primo giorno di primavera, quindi in questo anno speriamo che porti grandi cose. Lo dedichiamo alla gentilezza, giornata dedicata alla gentilezza ai nuovi nati, questo è un po' il tema, ed è una giornata che ci fa unire due cose importanti. Una è quella di dare un'accoglienza e un sostegno ai nuovi nati, che per noi da qualche anno è fondamentale, e l'altra è scoprire un'opera che viene dedicata a questo territorio e fa parte del progetto che ci è stato proposto di adesione alla giornata della gentilezza, con un autore, un artista del nostro territorio, e quindi diamo sempre più importanza e sostegno alla nostra comunità, sperando che questa giornata sia un esempio per tutti, perché la gentilezza potrebbe significare tante cose, può per qualcuno essere banale, ma non lo è mai. Oggi sempre di più vediamo azioni, parole cattive, volgari, e bisogna invece reagire non allo stesso modo, ma in maniera contraria. Per me è una grande forza, e ai bambini possiamo trasmettere solamente questo, una grande forza nella gentilezza. Avevo immaginato un evento che sapesse di rinascita, con tante persone qui insieme a noi. Avevo immaginato che fossero presenti tutti i bambini nati nel 2020, del resto la festa è per loro. Avevo immaginato di avere qui anche i bambini della scuola dell'infanzia per dare il benvenuto insieme alla primavera. Invece purtroppo siamo qui di nuovo a dover utilizzare i social per poter parlare con le persone a casa. Quanto sarebbe stato bello vedersi, potersi abbracciare, potersi guardare negli occhi, ma così purtroppo non è. Oggi festeggiamo la giornata della gentilezza ai nuovi nati. La data infatti non è stata scelta a caso e il comune di Tavuglia è stato il primo comune delle Marche ad aderire al progetto. Dobbiamo immaginare una società in cui i bambini siano al centro delle proprie comunità, educati alla gentilezza, protetti con la gentilezza, per crescere sereni, positivi ed equilibrati. Vogliamo guardare al futuro con la speranza che i bambini divenuti adulti garantiranno continuità per una società solidale e attenta al benessere di tutti. Dobbiamo costruire insieme pratiche gentili con il fine di ampliare il più possibile la gamma di comportamenti virtuosi che i nostri bambini potranno mettere in atto nella società di domani. Oggi è un momento importante per l'accoglienza istituzionale nella comunità dei nati del 2020. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, dare il benvenuto al nostro futuro attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire. Un'occasione di festa per tutti i cittadini che spero stiano partecipando da casa e ci aiutino a far crescere il progetto. Il simbolo scelto a ricordo di questo evento è una chiave molto speciale, è la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità. Avremmo voluto consegnare ad ogni famiglia questa chiave personalmente, ma purtroppo non è possibile. Abbiamo così deciso che invieremo ad ognuno dei 50 bambini nati nel 2020 una pergamena a ricordo di questo evento. E tutti gli anni andiamo a novembre a piantare un albero negli asili, non solo a ricordo dei nati, ma anche no, della natura, insomma del bene che si deve volere alla natura, appunto. Ma vorrei dare il benvenuto a tutti questi 48 bimbi nati l'anno scorso. Quindi un benvenuto a Elia,
Elia, Malak, Ryan, Vittoria, Nicola, Mattias, Vittoria, Nathan, Sara, Daniel, Kevin Cobb, Camilla, Egle, Mia, Gabriele, Carlotta, Giacomo, Guido, Achille, Carlo, Mattia, Nicolò, Thomas, Enea, Amelie, Nicole, Caterina, Sofia, Carolina, Arianna, Isabella, Beatrice, Kevin, Alice, Miriam, Giacomo Noè, Alba, Ayla, Arun, Matteo, Edoardo, Viola, Jacopo, Bianca, Brian, Christian, Nicolas, Adele e Michela. Laura Macchini, vice sindaco e assessore alla gentilezza. Laura, buongiorno. In questo primo giorno di primavera inauguriamo una cosa molto importante e festeggiamo soprattutto una giornata altrettanto importante. Sì, allora avrei sperato che fosse un pochettino più caldo, visto che no, davamo il benvenuto alla primavera, ma invece è freddissimo. Sono molto emozionata e molto contenta per entrambe le iniziative che si collegano oggi. Una, quella diciamo della giornata della gentilezza ai nuovi nati, che è un'iniziativa che ci hanno presentato l'associazione Core Tamor, che ha sede ad Ivrea e che ha cercato di creare una rete un po' in tutta Italia. E la mia felicità nasce dal fatto che noi possiamo dire di essere stati il primo comune delle Marche ad aderire al progetto, ma proprio perché ci crediamo fermamente, crediamo che ci debba essere una rinascita proprio che parta dai bambini, perché vediamo che con gli adulti è molto difficile, invece proprio nei bambini bisogna credere per creare una comunità diversa. Lo stiamo vedendo in questi giorni con questa pandemia che non ci sta mollando, come è difficile a volte negli adulti creare una rete di aiuti, di supporto. Speriamo insomma che la comunità di domani sia migliore. E nel frattempo siamo riusciti a trovare una bellissima opera fatta proprio per noi del nostro mitico Gianni Calcagnini, che è un amico, oltre che è un artista che vive, è 20 anni che vive qui a Rio Salso, e proprio per dare un simbolo, un'immagine di rinascita. Speriamo veramente che con questa statua, questo airone che è stato posizionato proprio qui, dove tutti lo possono vedere perché la strada è trafficatissima, sia proprio da monito per dimostrare che la vita va avanti, insomma, quindi sia per dare il benvenuto ai nati, ma anche per dire a chi c'è che dobbiamo tenere, stringere i denti e provare insomma a migliorare le cose, soprattutto il nostro essere, perché siamo veramente in una situazione molto difficile dove vediamo che c'è proprio tanta tristezza in giro, tanta negatività, ecco, che sia insomma da monito per una rinascita. Come ha detto Laura, io sono consigliere, ma oggi intervengo in veste di insegnante di scuola dell'infanzia. Io lavoro a Tavuglia, sono abitante di Tavuglia, quindi faccio tutto così, nel mio spazio, nel mio territorio. Io cosa ho fatto? Io ho pensato ai miei bambini e ho pensato alla gentilezza. Mi sono venute in mente delle cose e per paura di perdermele, me le sono scritte. Quindi io ho la fortuna di lavorare in un mondo magico, che è quello dei bambini. In particolare io lavoro con i bambini di un'età compresa tra i 3 e i 5 anni. Perché il mondo dei miei bambini è magico? Perché fortunatamente loro credono alla magia, alle cose animate, ai supereroi, a Babbo Natale, alle fate, ma anche ai mostri, al lupo, alle cose cattive. E dentro questo mondo c'è anche la magia della gentilezza. Io la vedo ogni giorno dentro i loro occhi. Dovreste provare a fermarvi, ad abbassarvi al loro livello e ad osservare per qualche momento il loro sguardo. E vi accorgereste che sono pieni di umanità. E dentro l'umanità la gentilezza ha un posto che è privilegiato.
Poi è vero che da un punto di vista psicologico, come dice Piaget, i bambini attraversano la fase dell'egocentrismo, per cui si danno i morsi per reclamare il possesso di un giocattolo, si spingono per essere i primi della fila, rubano l'attenzione davanti alla maestra, è vero. Sono i primi tentativi di vivere insieme agli altri in un mondo di pari. Ma il seme della gentilezza è dentro la loro anima. Basta tirarlo fuori. Come? Incentivarli, motivarli, rinforzarli positivamente e dare l'esempio. Soprattutto siamo noi adulti che per primi dobbiamo dare l'esempio, perché loro imparano per imitazione. La pedagogia e la psicologia ce lo dicono. Loro imitano gli altri, i grandi. Quindi la famiglia, la scuola, gli adulti, gli amministratori, gli spazzini, gli operai, tutti devono dare l'esempio ai bambini. Il 13 novembre scorso a scuola abbiamo festeggiato la giornata mondiale della gentilezza, come diceva Laura prima. E siccome si parlava di autunno, abbiamo inventato la storia dell'albero gentile e abbiamo scritto sulle foglie dell'albero alcune parole gentili che vi cito, che ve le dico per farvi capire cosa dicono i bambini. Ad esempio hanno detto: per favore, grazie, molte grazie, scusa, ciao, buongiorno, benvenuto, buon appetito, ti adoro, ti voglio bene, che bello. Posso? Aspetta un po'. Vorrei. Benissimo. Un attimo. Mi puoi aiutare? Ecco, questi sono solamente alcuni dei termini e delle parole che loro hanno pensato. Questi termini sono stati trovati insieme ai bambini facendoli riflettere in varie occasioni durante le giornate scolastiche. Questo non è niente di eccezionale, non abbiamo fatto niente di che, se non stimolare e fare riflettere sull'atteggiamento di gentilezza che ogni bambina, che ogni bambino e bambina ha dentro di sé innato e che io aggiungerei possiede ogni essere umano. Perché ragazzi, non si tratta d'altro che di rispetto. Sì, secondo me la gentilezza è rispetto verso se stessi, gli altri e le cose. Se noi tutti i giorni ci rendessimo conto di questo e ci riflettessimo un attimo, tutto andrebbe meglio. Allora cominciamo adesso a costruire un mondo migliore, iniziando proprio dai più piccoli, dai bambini che saranno i grandi di domani. Ma noi adulti dobbiamo fare la nostra parte. Guardiamoci negli occhi. Guardiamo negli occhi i nostri figli e consegniamo loro, Laura, la chiave di un mondo dorato, che è e non può fare a meno della gentilezza. Mi viene in mente di dirvi un'altra cosa riguardo ai bambini. Facciamo loro spiccare il volo e facciamoli volare più in alto possibile, come quest'airone, perché loro se lo meritano, ecco. E siamo con Carla Del Prete, consigliera e anche insegnante. Carla, oggi è una giornata importante, vero? Certo, certamente. Io sono felicissima qui di poter partecipare e di portare la mia esperienza e di portare i bambini, olio nel cuore. E la gentilezza è proprio riferita ai bambini, e a tutti, ma soprattutto ai bambini. Per cui, ecco, oggi per loro sono venuta così, voglio intervenire a loro favore e questo mi fa molto molto piacere. La gentilezza li riguarda molto e quindi ne sono onorata e orgogliosa, quindi ringrazio di essere qui e poi ecco, vi racconterò anche che cosa facciamo noi a scuola relativamente alla gentilezza con i bambini. Ringrazio anche perché sono qui, non per presunzione, ma per rappresentare il mondo dell'Associazione del Comune di Tavuglia e del volontariato. E alcuni concetti sono già stati espressi in maniera, direi, esaustiva, profonda e anche con molta sensibilità.
Io vorrei porre l'attenzione al fatto che viviamo un periodo difficile, veniamo da un anno difficile, dove molte cose sono cambiate, dove cambieranno molte cose, e quindi questa giornata, la giornata nazionale della gentilezza verso i nuovi nati del 2020, ma verso le nuove generazioni, ci porta ad essere molto più sensibili, molto più responsabili per i nostri comportamenti, ma anche per la direzione che le istituzioni, tutti noi, prenderemo. Però forse è giunto il momento in questo periodo di creare una rete sociale effettivamente condivisa. Voglio fare solo dei piccoli due esempi, uno macro, le regioni. In questo momento di difficoltà abbiamo visto come si tende ad andare ognuno per conto suo, ok? L'altro esempio è la Caritas, e l'Avis nell'emergenza sanitaria, quindi tutte le associazioni che in questo anno hanno contribuito di cuore a produrre un aiuto nel tessuto sociale, stringendosi nel caso del nostro comune intorno anche alle istituzioni. Essere d'esempio non vuol dire essere presuntuosi, pensare di essere delle persone speciali. Essere d'esempio è un modo di comportarsi, di cercare quando ci si alza la mattina di essere coerenti con se stessi, il migliore possibile. Elogio che è molto difficile, però dobbiamo pensare che i bambini nascono, e ce lo dicono sempre, sono frasi fatte, con dei libri, con delle pagine bianche. Nascono che sono delle spugne, quindi noi dobbiamo dare le notizie a loro per riempire queste pagine, e noi dobbiamo cercare di essere bravi, come diceva Carla, perché loro assorbono e quindi tendono a emulare e imitare. E siamo con Alberto Puzzo, presidente della Proloco Fogliense. In questa giornata della gentilezza c'è una grande, grande festa, una grande allegria. Purtroppo non abbiamo con noi tante persone per via della pandemia, però ecco, cosa vogliamo comunicare a chi ci sta osservando? Buongiorno innanzitutto. Il significato della giornata, la gentilezza verso i nuovi nati del 2020, penso che abbia in sé già nella parola e in chi ha pensato questa giornata un approccio di amore e di attenzione verso le nuove generazioni, verso il mondo. Tanto ci rendiamo conto tutti verso in che momento stiamo passando, vivendo. Tante cose andrebbero cambiate, e probabilmente questo momento ci porterà a cambiarle. La gentilezza è un termine fondamentale in questa cosa. Penso che non abbiano scelto questa parola a caso per questa giornata, proprio per niente. Un'altra domanda? E da dove si può iniziare con la gentilezza? Non è facile perché ci sono tante piccole cose. Io penso che, non per essere presuntuoso, innanzitutto dalle cose personali, da se stessi, e per quanto riguarda il mondo del volontariato che io rappresento, e penso che la rete sociale, che è un termine ed è una cosa che è pensata nei progetti da tanti anni, nelle istituzioni, nelle associazioni, è il momento di crearla veramente vera, solidale, attenta e partecipativa. Io penso che sia una cosa fondamentale oggi per il nostro futuro. Siamo con il signor Giannino Calcagnini, che ha creato questa meravigliosa opera d'arte. Giannino, cosa rappresenta l'opera d'arte e come mai l'ha posizionata in questo modo? Allora, l'ho posizionata in questo modo per il fatto che, avendo rimesso in opera questo appezzamento di terreno per far visitare dai bambini della scuola qui vicino, eccetera, abbiamo pensato di mettere questo uccello airone che vive nel fiume qui d'accanto, e proprio venendo a visitare questo posto diventa protagonista di questo parco. Diventa protagonista perché è un animale che ha voluto venire a vedere un rapporto con l'uomo, per avere un rapporto con l'uomo, perché purtroppo questo pennuto, l'unica cosa che teme ancora è l'uomo, che lo caccia, e quindi lui si è messo, ha messo la faccia per venire a visitare
visitare questo posto, ecco. Ed è rivolto a est proprio perché la prima luce che vede il mattino guarda il sole che sorge, e quindi ha questo sguardo per cercare la luce del sole. Io ho accanto a me Gianni Calcagnini, che è l'artista, il maestro, non so come si può definire. Ha detto non esageriamo, ma non sto esagerando. Però io devo dire una cosa che oggi ho scoperto in Gianni, che è una persona che trasmette con uno sguardo, perché si vedono solo gli occhi, grande bontà, grande umanità. Sperando che la gente ami gli animali, perché noi siamo, come uomini, siamo un granello di sabbia, siamo una goccia nel mare, siamo un ramo di un albero, e tutte le cose che ci contornano le dobbiamo amare nello stesso modo. E quindi la giornata della gentilezza è massimo. È proprio ai piedi di questa imponente opera d'arte, l'Airone, vi saluto e vi ricordo che una persona gentile è come un giorno di primavera. Arrivederci e grazie.